Ci sarà il villaggio di Babbo Natale in piazza Sant'Agostino, quello degli Elfi in Fortezza, ma anche il mercatino tirolese in piazza Grande ed un vero e proprio parco avventure in Guido Monaco. Questa è Arezzo, città del Natale. Tanti e variegati gli eventi, racchiusi tutti sotto il cappello di Babbo Natale, che animeranno la città facendo respirare un'aria di festa dal 4 dicembre in poi. In tutte le piazze ci saranno attrazioni, ovviamente orientato alle famiglie, però abbiamo fatto anche eventi di musica di alto livello, quindi orchestre che canteranno sia in piazze, quindi San Michele e San Francesco, ma canteranno anche all'interno di chiese come il Duomo, la Pieve e molto altro. Quindi diciamo un calendario abbastanza ricco di eventi che si spera che possa invogliare le persone a venire ad Arezzo per vivere la città sotto il punto di vista turistico e di Natale. Partiamo a piccoli passi, quindi l'obiettivo ora è di creare un evento simile a quello di Montecatini, però ci piacerebbe che negli anni possa diventare un mercatino, un punto di riferimento per questo mercato di Natale che è sempre più grande e comunque muove sempre più persone. Arezzo, città del Natale, ma soprattutto in Piazza Grande il villaggio tirolese, il mercatino tirolese, la prima edizione del mercatino tirolese in città, 30 banchi provenienti dai migliori mercatini di Natale in Italia, quindi da Bolzano, Merano e Salisburgo, che occuperanno tutta la parte alta della città, quindi Piazza Grande e non solo. Piazza Guido Monaco è uno dei luoghi diciamo, in cui sarà possibile divertirsi durante il Natale e con Confesercenti diciamo, sarà possibile in piazza Guido Monaco trovare giochi e giostre per bambini anche nuovi che non si sono mai visti, diciamo, in città, e quindi sarà un'occasione per trovare qualcosa di divertente da fare. Ci sarà un percorso avventura per i bambini e un trenino per bambini. Poi avremo il nostro trenino che porterà a partire da piazza Guido Monaco e farà girare per la città tutte le varie attrazioni fino ad arrivare al prato. E noi abbiamo creduto molto in questo progetto, sia col Comune che con Confesercenti, anche per finalmente dare dei riflettori in piazza Guido Monaco e far tornare piazza Guido Monaco agli aretini. Un unico brand che unirà nel mese di Natale tante associazioni. In città si parlerà di musica, divertimento per bambini, ma anche promozione sociale e culturale e di amici a quattro zampe. Noi partiremo l'8 di dicembre e concluderemo gli eventi il 20 di dicembre. Aspettiamo tantissimo i bambini il sabato mattina con un tour particolarissimo al Museo Archeologico e poi la domenica altri percorsi per la città, nonché momenti di gioco importantissimi conseguenti ad un'adozione consapevole curati da Nikos Dog Village. All'interno di questa lunga maratona natalizia si inseriscono anche due inaugurazioni da tempo attese in città, quella del Teatro Petrarca il 16 dicembre e del Mercato delle Logge del Grano nei primi giorni dello stesso mese.